perché sto per finire e sto per finire con questa citazione di Newton: parlare è facile, mostrami il codice. Perché dico questo? Tutto quello che abbiamo affrontato fino adesso, e vi ripeto che è anche una sorta di schifio personale verso le nuove generazioni, scusate, ma tanto siamo coetanei, non più di lui. Ed è il fatto che comunque non si è orientati alla comprensione. Alla fine di questo intervento io spero che quando tornerete a casa, o quando un giorno vi ricorderete di qualcuno che tramite la benedizione del professor Pescatella ha deciso di fare una cosa del genere, non fate le cose in maniera automatica. Cioè non siete le scimmiette urlatrici o le scimmiette ammaestrate, le dovete incarare, ci dovete pensare, ci dovete ragionare. Cioè, perché io sto facendo questo? Perché lo sto utilizzando? Perché lo sto implementando come modulo? Perché lo sto implementando direttamente sulla mia macchina? Perché sto facendo questo? La citazione di Linus Torvalds, che per chi non lo sapesse è il creatore del kernel Linux, anche se non ne detiene la proprietà, ricordiamo sempre la questione della licenza GPL, è pregnante di questo significato che spero che vi sia arrivato. Non vi limitate a guardare i menu, non vi limitate a guardare le 2347 domande che vi verranno fatte quando fate mail config. Pensate a quello che state facendo, fatelo con un certo, raziocinio, fatelo con una certa una mentalità attiva, con comprensione, perché vi ripeto, cioè tornare a casa e cliccare a destra e manca, fondamentalmente non avrebbe senso, altrimenti poi utilizziamo tutti quanti Windows, basta fare avanti, avanti, fine, che è ciò che ho fatto. Ah no, accetta, avanti, avanti, accetta, fine, che c'è sempre la licenza, la famosa licenza che nessuno legge, sta accettando. Stavo dicendo che stavo per finire, stiamo finendo. Il sentito ringraziamento va fatto, ragazzi, è una cosa che comunque non credo di parlare a titolo personale, parlo a nome di tutta l'associazione. Non lo facciamo per dovere, ma perché davvero ci sostengono. E il preside, il professor Piero Salatino, il professor Antonio Pescavè, che quando si vedrà questa registrazione capirà che l'abbiamo ringraziato. No, perché ragazzi è importante fare interventi del genere, arrivare alla gente con interventi del genere che comunque esulano gran parte dall'attività didattica che facciamo, perché l'attività didattica che comunque si fa all'interno dell'università è sì importante, dà una forte base, però magari gli scontri pratici possono essere quanto minimi e non sempre sono indispensabili. L'ultima riga invece è una mia esclamazione personale, lo faccio ai ragazzi dell'associazione del NALU, della quale faccio parte dal Napoli Linux User Group, della quale faccio parte dal 2008, sono stato segretario per 2 anni, dal 2009 al 2011, adesso il segretario è quell'omino che vedete nei piedi. Grazie dell'omino. Siamo una grande famiglia, siamo arrivati a 75 di noi, spero che almeno per ottobre, quando ci sarà il Linux, vi arriviamo a 100, ciao ciao. E ragazzi, noi ci autososteniamo, cioè tutto quello che state vedendo qua, gli altri eventi, la colazione col pinguino, il pinguino in tour, i laboratori che stiamo preparando all'Augusto Righi, all'Itis for Fuori, i laboratori che abbiamo intenzione di preparare qua, lo facciamo col nostro tempo, col nostro denaro, con nostra fatica. Supportateci, perché è una cosa che serve a tutti, cioè lo facciamo davvero con spirito di un grande spirito di iniziativa, con un grande spirito di gioia. Perché ci piace, arrivare alle persone ci piace, magari possiamo farlo nel modo più errato possibile, o magari lo facciamo nel modo più petulante possibile, però vogliamo parlare con le persone, vogliamo avere un interfacciamento con loro, capite? Se ci sono problemi tecnici nell'affrontare un nuovo sistema operativo lontano, perché Unix è comunque degli anni 60, se ci sono delle difficoltà ad affrontare questo sistema operativo, noi siamo qua, ci potete raggiungere all'indirizzo nalu.net, potete iscrivervi alla nostra mailing list, per qualunque informazione c'è info@nalu.net, e insomma ragazzi, sosteneteci, penso che un po' ce lo meritiamo, no? Quante risposte? E poi vabbè, abbiamo finito. La bibliografia di tutto quello che avete letto è parte della mia esperienza personale dal 1999, dal kernel 2.2, parecchi kernel panic, parecchie testate date al muro, e questi invece sono i riferimenti e i miei contatti se volete raggiungermi per qualunque curiosità, il mio dominio è wordpress.com. Grazie. Però voglio dire, una persona preparata ci dà una grossa mano.
Vabbè, questo, come voi sapete, è il primo di una serie di workshop che faremo. Il prossimo sarà giovedì 3 maggio, sempre alle 15.30 su Arduino. Per chi non lo sapesse, Arduino è un microcontrollore le cui specifiche sono completamente aperte, quindi ognuno lo può modificare praticamente come il software aperto. Anche, esiste anche l'hardware aperto, Arduino è un componente aperto. Lo useremo in particolare per comandare il NunChuck della Wii, quindi sarà una cosa abbastanza divertente. Dopodiché lunedì 14 maggio alle 11.30 sempre in quest'aula avremo introduzione a Model Perl di Mario Rossano. Lui. Che sarebbe lui, Mario Rossano, vabbè, lo presento un attimo, è un membro onorario della community Perl italiana e insomma ci parlerà di questo linguaggio di programmazione molto versatile. E niente, poi di là, se volete essere informati su tutte le attività che facciamo e che abbiamo in futuro, potete iscrivervi alla mailing list e potete andarci, visitarci sul sito. 10 secondi Mario, vi spiego che cosa farà poi il 14 maggio. Dopo veramente pochissimi secondi, faccio parte da poco e con grande piacere del NAVOG, da un po' più di tempo della community Perl italiana. Perl è un linguaggio chiaramente open, in cui si produce tanto e tanto open source. Io stesso sono membro del CIPAN, che è il, diciamo, l'archivio mondiale dei moduli e classi per il Perl. Ho sviluppato un sistema di crittografia che è totalmente open source, di cui ho parlato a Codemotion il mese scorso. Venite a scoprire questo linguaggio, come dice un mio caro amico, insomma, lo ha detto anche il creatore del Perl, rende facili le cose facili e possibili quelle difficili. Perl vi permetterà, sotto un po' di, diciamo, di premesse, per cui venite a seguire il talk, vi permetterà di sviluppare con una grande libertà. Chiaramente libertà richiede una grande libertà, richiede anche una discreta disciplina per evitare che i vostri programmi siano poi ridotti. Partiremo, cioè l'idea sarà quella di dare un po' di riferimenti, poi chi vorrà approfondire lo potrà fare partendo dalla definizione dei tipi di variabili fino alle varie modalità supportate, insomma funzionale, procedurale, oggetti, fino ad arrivare all'utilizzo del CIPAN, perché insomma se avete un problema state d'urgenti che su CIPAN qualcuno aveva già risolto, e questo chiaramente insomma permette di lavorare con insomma, anche una sicurezza e una tempistica sicuramente soddisfacente. E quindi insomma fino l'appuntamento per il 14. Va bene, grazie, io dico l'ultimissima cosa, poi vi giuro vi mando. Se volete far parte del NALUG, se credete in quello che facciamo, se comunque volete imparare un sacco di cose, io questo anno sono andato da poco e sto imparando un sacco di cose pratiche che l'università penso non potrà mai dare, potete tesserarvi, potete entrare a far parte dell'associazione. Noi ci veniamo di solito ogni 2 settimane comunque nella zona di fuorirotta nei pressi dell'università. Per dirvene una, un mese fa abbiamo parlato di OpenMP, che è un protocollo che si usa per la programmazione parallela. La settimana scorsa abbiamo parlato di Metasploit, che è un programma open source che si usa per il penetration testing. Cioè abbiamo fatto un test in cui siamo entrati in una macchina Windows e avevamo il completo controllo della macchina. Insomma, sono delle cose belle. E si parla in generale di informatica e di cose belle. Quindi se vi va a piacere, c'è Gianfilippo di là. Nella zia 8 che aspetta. Grazie mille. Grazie.